eliminiamo quel rumorino di fondo che è un po' fastidioso. Buongiorno a tutti, grazie di cuore di questo invito e soprattutto di aver creato questo momento di riflessione condivisa che per me, che sono torinese in realtà, anche se vengo da Cagliari, però sono torinese di nascita e per la gran parte della mia vita, e che non conoscevo, devo dire, molto bene la figura di Giulietta in Credi di Barolo. E questo mi fa pensare che forse effettivamente abbiamo ancora tanto da scoprire su di loro, e che questo, anche per questa nostra città, c'è ancora una parte di patrimonio ideale da valorizzare e da diffondere. Quindi mi sembra che questo incontro sia particolarmente significativo e soprattutto, come già diceva Suor Francesca, il fatto di aver centrato l'attenzione sul carisma e non soltanto sulle opere sociali, sull'attenzione, ma proprio sul carisma, cioè sull'afflato spirituale che le ha generate. Allora, io non sono una teologa, quindi proverò a parlare del carisma e del carisma delle donne per come la sociologia l'ha visto e per come anche l'esperienza, un po' di impegno nei confronti delle donne nella Chiesa mi ha portato un po' a elaborare. Allora, per il carisma, voi sapete, viene dalla parola caris, quindi ha la stessa radice di carità, quindi sappiamo che siamo veramente nel cuore, no, della rivelazione. Per uno dei nostri padri della sociologia, Max Weber, il carisma è una certa qualità della personalità di un individuo in virtù della quale egli si eleva dagli uomini comuni ed è trattato come uno dotato di poteri o qualità soprannaturali o quantomeno eccezionali, e sulla base di queste qualità è considerato un leader. E Weber individua anche quali sono queste qualità sommamente decisive del leader. E vi invito a ascoltarle pensando a quello che abbiamo ascoltato delle parole di Giulia. Queste qualità sono passione, senso di responsabilità e lungimiranza. Quindi direi che siamo veramente, come dire, non soltanto teologicamente ma anche sociologicamente sul carisma. Quindi se per Weber l'autorità carismatica designava i leader come quasi dei predestinati che sono capaci di sfidare con la forza di questa loro straordinaria qualità la tradizione e il peso anche che questa tradizione porta con sé, oggi ovviamente nello sviluppo della riflessione sul tema dei carismi ci si è resi conto che però carisma, la leadership, non sono soltanto questo, non sono soltanto tratti quasi innati, sono anche e forse anche molto di più il frutto di un lavoro che nasce dal intanto allenare uno sguardo a riconoscere i problemi, all'immaginare soluzioni nuove e nello sforzo di far crescere una voce appunto capace di proporre soluzioni innovative. Allora, diciamo, c'è sì sicuramente una parte che nasce appunto da delle qualità straordinarie, ma c'è anche una dimensione concreta, di possibilità concreta per cui queste qualità si esprimono. Pensando alla vicenda di Giulia, non possiamo negare che il fatto che per esempio una donna del suo tempo vivesse all'interno di una relazione di coppia di questo tipo le abbia permesso di esprimere il proprio carisma. Non diamo per scontato, i matrimoni non sono tutti così oggi, tantomeno lo erano allora. E anche ovviamente la sua posizione, il suo patrimonio, la dimensione concreta del carisma. Sono importanti da tenere entrambi presenti. Ma ci sono due caratteristiche del carisma che sono fondamentali e che sono per certi aspetti anche paradossali. Però la prima è che il carisma di per sé non esiste se non è riconosciuto dagli altri. Poi approfondisco. La seconda è che nel momento in cui si cerca di stabilizzare un carisma, questo diventa qualcos'altro. Diventa, cioè, si avvia, cioè quel processo che definiamo di istituzionalizzazione. Quindi possiamo dire che il carismatico di per sé non esiste da solo. Esiste nella misura in cui delle persone si riconoscono in quello che lui ha intuito, lei ha intuito, e sono disposti a fare proprie le sue intuizioni e i suoi scopi. Per noi credenti si tratta
Il carisma è sempre in qualche misura un disvelamento che avviene progressivamente nella storia dell'unica missione di Cristo. Quindi è chiaro che tutte le congregazioni, anche che sono qui presenti, come dire, in ciascun tratto del carisma di ogni congregazione si svela una parte di questa unica missione, no? Questa non esisterebbe se appunto non ci fosse stato qualcuno che gli ha dato. Che l'ha seguito, che l'ha accolto, ma questo non significa ovviamente però che il carisma, il fatto che sia il carisma per l'oggi, che abbia una data di scadenza, ma il fatto che per poter continuare a portare frutto un carisma, qualunque carisma, deve trasformarsi. E c'è quel problema, che è un problema grosso, che un altro sociologo che si chiama Peter Berger definiva il problema del mattino dopo, che cosa succede? Che quando si vive un'esperienza così forte, così intensa come un'intuizione carismatica, e il mattino dopo però bisogna svegliarsi e il mattino dopo bisogna tradurre quell'intuizione in un linguaggio comune, in un'esperienza che sia possibile portare avanti. Allora, che succede? Che avviene questo passaggio paradossale. Il carisma piano piano deve diventare un'istituzione, ma l'istituzione, se dà corpo e vita al carisma, dall'altro rischia di annullarlo. E allora, perché questo non avvenga, è necessario che si mantenga una sorta di nucleo instabile, che rimanga costantemente instabile. E tante volte, no, sarà capitato anche a voi di sentire, parlando anche appunto, per esempio, della vita religiosa, bisogna tornare al carisma originario. Che cosa vuol dire? Che si è forse dimenticato il fondatore? Assolutamente no, di solito c'è anche un culto, no, dei fondatori. Significa tornare proprio all'instabilità della fondazione, che è proprio in quell'instabilità che rende possibile la generatività. Per una donna, però, questi due elementi che vi ho citato, cioè quello del fatto che il carisma debba essere riconosciuto da altri e del passaggio all'istituzione, sono due elementi che diventano più problematici. Prima di tutto perché riconoscere ad una donna il carisma è più difficile che a un uomo. In secondo luogo, quando avviene il passaggio all'istituzionalizzazione, spesso e volentieri, storicamente, molte opere femminili sono state di fatto sottratte alle donne. Allora, il primo punto. Perché è più difficile riconoscere alle donne il carisma? Innanzitutto è molto più difficile riconoscere alle donne l'autorità. Diciamo, la Chiesa Cattolica è, per esempio, una delle istituzioni che storicamente ha permesso di più alle donne di esprimere il proprio carisma. È vero anche che però forse la società poi ha recuperato, mentre la donna in questo è rimasta un po' più ancorata a modelli più vecchi, però di fatto la Chiesa Cattolica l'ha permesso nel tempo. Però resta questo problema: attribuire alle donne il carisma è difficile perché c'è un problema che soprattutto le filosofe del secolo scorso hanno individuato molto bene, cioè per le donne c'è tutto un lavoro di riconoscimento della propria soggettività da fare. Noi viviamo, cresciamo per certi aspetti come maschi mancati. Abbiamo bisogno di ridirci che cosa significa essere una donna, no? Simone de Beauvoir diceva proprio: che cos'è una donna? Se io voglio definirmi, sono obbligata anzitutto a dichiarare che sono una donna. Quindi, se già la soggettualità femminile è così difficile, quanto lo è ancora di più la sua autorità? Eppure l'autorità femminile, per come si è svelata, ha dei tratti assolutamente suoi e tipici. Innanzitutto, di solito è un'autorità estremamente pragmatica. Le donne difficilmente cercano il potere in sé, ma cercano piuttosto il poter fare, il potere quindi come possibilità di azione. C'è inoltre di solito una leadership che tende a essere espressiva, relazionale, insomma un'autorità generativa, perché anche la parola autorità stessa è vero che viene da autor, no? Autore, ma viene anche dal verbo augere, cioè fare
far crescere, generare, far aumentare. Quindi vediamo che l'autorità femminile tende ad avere questa capacità appunto generativa. Questo è il problema però, appunto, che quello che dicevo, il secondo lato paradossale, che anche quando questa autorità venga riconosciuta, questo carisma vengano individuati, è stato difficile per le donne storicamente poterne mantenere in qualche misura il controllo. Pensiamo anche solo a una Chiara d'Assisi, no? che avrebbe voluto vivere con le sue sorelle una vita di predicatrice itinerante e non l'ha potuto fare. Oppure, comunque, dopo il Concilio di Trento, tutte le comunità religiose femminili sono diventate comunità di clausura. Forse fino al Concilio Vaticano II c'è stata, no, questa tendenza a uniformare estremamente la vita religiosa. Ecco, credo che dircelo ci aiuti ad arrivare a guardare all'oggi con un occhio libero e limpido, come veramente figli nella casa del padre, figli nella casa del padre. Perché la domanda che a me preme oggi portare qui è questa: quale generatività è possibile per le donne oggi nella Chiesa? Quale spazio c'è per i carismi femminili nella Chiesa? Noi sappiamo che nella Chiesa il carisma, e anzi i carismi, non solo quelli con il carisma con la C maiuscola, ma i carismi, quelli più semplici, quelli legati per esempio alle competenze professionali, allo studio, alla riflessione, tutti questi carismi comunque nella Chiesa vanno valutati. E allora la Veritatis Splendor al numero 12 dice: questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici, il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa. E dato che sappiamo che nella Chiesa l'autorità è maschile, noi possiamo dire che in ultima istanza il carisma, la genuinità del carisma di una donna deve essere riconosciuto anche dagli uomini, anche dalla, e questo ci chiama a una capacità anche di creare un linguaggio che sia comprensibile nelle due direzioni. Non neghiamo però che c'è anche una certa problematicità nella Chiesa nel riconoscere i carismi, anche questi più semplici, no? più quotidiani. E provo a documentarvi questa difficoltà a partire un po' dall'esperienza che Barbara prima citava. In questi ultimi due anni sono stata fondamentalmente occupata ad avviare e far crescere un gruppo che si chiama appunto Donne per la Chiesa, che è un gruppo composto non da teologhe, ma da donne normali, che si sono ritrovate assieme attorno un po' alla fatica nell'essere all'interno delle loro comunità, delle loro associazioni, dei loro movimenti, delle loro parrocchie, ad essere, come dire, a porsi in maniera assertiva, cioè da donne adulte e non semplicemente esecutiva rispetto a quello che veniva chiesto loro. Abbiamo lavorato assieme, cercato di fare un percorso anche di revisione di vita insieme a una trentina di donne un po' da varie parti d'Italia. E da questo è nato un nostro manifesto che abbiamo pubblicato nel febbraio del 2018 e che di fatto ci ha portato ad avere un ascolto anche molto, molto ampio e ha fatto nascere piccoli gruppi di donne per la Chiesa a Catanzaro, Cagliari, Roma, Milano, Genova e Napoli. E c'è un piccolo nucleo anche qui nascosto tra voi. Di donne che stanno appunto cercando di fare questo cammino insieme a me. Non è un gruppo rivendicativo, ma esprime, speriamo anche che continuerà a farlo, una voce libera e assertiva che possa rendere ragione del desiderio delle donne di servire meglio la Chiesa, di servirla con tutti i loro talenti e appunto con tutti i loro carismi, e anche che si faccia qualche volta interprete delle sofferenze che a volte le donne vivono come figlie in qualche maniera minori. Per questo vi ho portato alcune brevissime testimonianze. Noi una delle cose che facciamo è raccogliere anche storie, no?
di donne che abbiano voglia di raccontarcele e che esprimono un pochettino un vissuto che non tutte le donne forse hanno elaborato, non tutte le donne impegnate, intendo, nella Chiesa Cattolica, hanno elaborato, ma che mi pare che siano abbastanza comuni. Ne leggo qualcuna, sono molto semplici, sono testimonianze reali. Sono cresciuta in un ambiente cattolico. Con le suore vado d'accordo, ho qualche problema con i preti, in loro presenza mi sento sempre inadeguata e a disagio. Per anni mi sono sentita perfettamente a casa nella chiesa, facevo catechismo, accompagnavo i bambini. Poi man mano che il tempo passava mi accorgevo che il mio sentirmi a casa era principalmente dovuto al fatto che rispondevo perfettamente al modello femminile di sposa e mamma. Un'altra. Ho notato la tendenza a incasellare l'evocazione in poche vocazioni. Per me, che non sono sposata, non ho figli, non sono consacrata, questi non hanno avuto più peso nella mia comunità ecclesiale di tutto ciò che io invece ero e sono. Ecco, sarebbero molte, ma ve ne ho citate qualcuna, perché mi sembra che ci sia come filo di conduttore di queste testimonianze proprio quel bisogno di riconoscimento che vi citavo prima, di trovare un proprio posto nella Chiesa sapendo anche che se nella vita nostra quotidiana siamo mamme di famiglia, siamo avvocati, siamo commercialisti, siamo insegnanti, imprenditrici sociali, insomma siamo donne adulte, faremo fatica a non portare questa adultità anche nelle nostre comunità. Anche perché il rischio è sempre quello che una teologa molto acuta, che si chiama Marinella Pavoni, ha individuato bene, no? Il rischio è che altrimenti, se noi non riusciamo a portare tutto ciò che noi che siamo, no? All'interno delle nostre comunità, è quello che ci sia come dire, un tipo di attribuzione di carisma sottile ma, non, ma in qualche maniera discriminatorio, cioè il fatto che alle donne, e dice, si riconosce la capacità di accogliere e agli uomini di governare. Ma si può pensare che agli uomini non si chieda di accogliere? Gli uomini devono accogliere e le donne non sanno governare? Sì, le donne sanno governare. E allora il rischio, cioè il rischio. La tensione deve essere proprio questa, no? Nel riconoscimento reciproco. Anche perché chi ci perde se i talenti individuali, se i carismi, se le soggettività non vengono riconosciute? Non ci perde quella persona, ci perde la Chiesa, ci perde la società. E adesso provo a tornare un po' più strettamente nel mio campo, e provo a darvi alcuni elementi di come dire, dalle ricerche sulla religiosità in Italia e non solo. Secondo le ultime indagini, la tradizionale differenza di religiosità tra le donne e gli uomini si sta attenuando fino a scomparire. Voi sapete che fino a qualche decennio fa, dopo il percorso, diciamo, di iniziazione cristiana, le donne restavano più o meno nell'ambito, no, delle parrocchie, e poi dopo invece i ragazzi, molto di più, in numero molto maggiore, si disperdevano. Con la mia generazione, 40-45 anni, già questa differenza si è attenuata. Con i millennials, cioè i ragazzi nati dopo l'82, questa differenza si è totalmente annullata e addirittura, se proviamo a guardare di là dell'oceano in America, vediamo che tra le millennials sono più le ragazze dei ragazzi ad abbandonare la Chiesa. E questo, mi dispiace dirlo, nella Chiesa cattolica, questo non vale per altre per le denominazioni protestanti. E questo ci deve, credo, interrogare. Un altro elemento che mi sembra importante portare all'attenzione è il fatto che anche qui in Italia c'è una correlazione nelle donne adulte, tra il restare legate
appunto alla pratica religiosa, non parliamo della preghiera perché quello è tutto un altro ambito, ma proprio alla pratica religiosa, è più difficile, tanto più sale il livello di scolarizzazione. E quindi viene da dire che la Chiesa ha un problema nel rapportarsi con donne adulte di una certa cultura. Allora capite che qui c'è un nodo molto importante ed è duplice. Il primo è quale futuro per la Chiesa, in una società in cui le donne non educano più i bimbi alla fede, perché sono le donne che trasmettono la fede nelle famiglie. Questo credo che sia pacifico. E il secondo è questa buona notizia che noi annunciamo, perché non raggiunge più le donne che hanno delle responsabilità nella società? O se le raggiunge, perché in qualche maniera non riesce a ancorarle? Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco dice: molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo per l'accompagnamento di persone, famiglie, gruppi e offrono nuovi apporti alla riflessione teologica, ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Allora direi, vado verso la conclusione, è qui che si colloca anche questa riflessione. Questo approfondimento sulla figura di Giulia e Tancredi di Barolo, il lavoro sulla generatività che fa la Caritas di Torino. Si tratta veramente di cogliere in che modo l'umano maschile e l'umano femminile possono interagire e procedere da alleati per produrre novità per l'oggi, nella Chiesa e per il mondo. E vorrei lasciarvi con una icona, l'icona della donna che col vasetto di alabastro versa il profumo di vero nardo sulla testa di Gesù. Non è un dono generico il suo, non è un gesto da donna, è un gesto sacerdotale, ma soprattutto il suo gesto, è quel profumo, quello che lei aveva da donare. Non c'è niente di generico, non c'è nemmeno genio femminile, che è anche difficile da capire che cosa sia. È una donna concreta, con un dono concreto e unico. Ecco, secondo me nuovi cammini possono partire soltanto da qua, dal riconoscimento e dalla difesa e dall'amore per le singolarità e dal superamento del timore che, allargando lo spazio dell'azione e dell'autorità ad altri, ci sia qualcosa da perdere anziché da guadagnare per tutti. Grazie.